Fabrizio Biggio rinnega Fiorello? Non faceva TV da un po', mi faceva pena. Fabrizio Biggio. A Viva Rai 2 faccio tutto io, sono la vera star del programma, ma è una gag. È iniziata con una gag decisamente ben riuscita la puntata odierna del programma mattutino di Rai 2. Interrotto dalla regia, Fiorello ha dovuto fare i conti con un'intervista rilasciata dal collega a una TV francese. Ha quindi mandato in onda le dichiarazioni sconcertanti di Biggio. A Viva Rai 2 fondamentalmente faccio tutto io, la vera star del programma sono io. Per un eccesso d'altruismo ho deciso di chiamarlo Viva Rai 2. Ha esordito così la spalla del presentatore siciliano, ammettendo che inizialmente il titolo della trasmissione sarebbe dovuto essere, Viva Rai Biggio. Uno sketch divertente che ha portato l'attore toscano a rincarare la dose sul collega raccontando. Tutti i grandi presentatori come me, Corrado, Mike Buongiorno, devono lasciar spazio a chi non ha talento. Non è però finita qui. Biggio ha infatti dichiarato in diretta su Rai 2. Fiorello è un bambino a cui hanno tolto le rotelle della bicicletta e lui va sostenuto. Fiorello in lacrime in diretta su Rai 2. Sei un traditore, mi hai pugnalato alle spalle. La reazione del conduttore di Viva Rai 2 alle parole di Fabrizio Biggio, che potrebbe anche scippare un programma a De Martino, non si è fatta attendere. Sei un traditore, mi hai pugnalato alle spalle. E sullo sfondo della canzone Perdere l'amore di Massimo Ranieri, si è lasciato andare alle lacrime. Contro la chiusura del reparto di cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale di Taormina, un polo del bambino Gesù. È un centro di eccellenza. Lo vogliono chiudere e mettere a Palermo. Tutta la zona si sta prodigando affinché non accada, ha dichiarato Fiorello proseguendo poi. Facciamo un appello al presidente della regione Sicilia, alla sanità. Mi raccomando che rimanga a Taormina, dove sono nato tra l'altro, ci tengo particolarmente. Il conduttore, disperato oggi in diretta, ha poi ricordato che c'è già una petizione su change.org e che lui stesso l'ha firmata.